500 e più isole unite fra di loro da circa 400 ponti. Sono ponti di tutte le forme, di tutti i tipi, di tutte le epoche. Ma il ponte di Rialto è il ponte con la maiuscola, il ponte per antonomasia. Si può dire che su di esso passi gran parte del traffico cittadino. Per andare da San Marco a Rialto non c'è scampo, bisogna salire e scendere i suoi gradini, croce e delizia dei veneziani. Ponte che fai, passante che trovi. Qui affanno e valigie sul ponte della ferrovia, il ponte dei treni perduti. Loro invece non hanno fretta, stanno bene lì dove sono, loro due soli e il ponte. Dalla poesia dell'amore alla prosa dell'appetito, qui i gradini sono diventati sedili, tavola, credenza. Più in là, la spalliera, poltrona e scrivania al servizio della cultura. Tutta la vita di Venezia passa sui ponti. Senza di essi, il ritmo ed il paesaggio della città sarebbero inconcepibili. Il salire e il scendere ha dato al traffico di Venezia un suo respiro particolare. Salite e discese sono per i veneziani ginnastica abituale. Essi quasi non se ne accorgono, hanno con esse la massima familiarità. Ma chi non è di casa se ne accorge, e come? Le salite sono salite. Ma quando dalla loro sommità si apre innanzi una nuova mirabile visione, il ricordo dei gradini svanisce e resta Venezia e il suo magico incanto. Il fascino di Venezia si rinnova nella colonia Cadoro. Cadoro, l'eterno incanto in un profumo nuovo creato per la donna veramente elegante. Gli extra ci portano a Venezia. Una città magica, unica come Venezia, scatena ovviamente la fantasia di autori e sceneggiatori. La città è un grande palcoscenico, una scenografia unica. Basta solo riprenderla. Guardate le sue calli e i suoi campielli, i suoi rii, le sue case e i suoi palazzi. Poesia e silenzio. E nel silenzio si sente fiorire ancora, fresca e arguta, bonaria e lepida, la genuina parlata delle creature di Papà Goldoni. Chi dise dona, venimo a dire il merito, dise danno. Ma l'anno per tutto l'anno. Bravo da Galantomo. Eppur, se ho da dir la verità, non la m'ha despiasso. Neanche a me, veramente. Ma in casa. E soli. E con le porte serae. E coi balconi inciodai. E tenirle basse. E farle fare a modo nostro. E chi se omeni ha da far così. E chi non fa così, non se omeni. La l'ha visto? Chi? Quello che è innamorato delle sue bellezze. Io non ho veduto altro che voi. Ma. Siete voi forse quello che dice di volermi bene. I personaggi di Papà Goldoni sembrano ripopolare Venezia. Così, come guardando tra le bifore e le polifore dei suoi palazzi, la fantasia accesa fa rilucere lo splendore di un tempo che fu. Venezia, signora di bellezza, di arte e di poesia. Così è stata creata dalla raffinata volontà dei suoi figli, per la delizia degli occhi e dell'anima. Un prodigio senza pari. Oh. Ai, ai. No, ma hai fatto anche sbagliare strada. Siamo al punto di partenza. Ma da che cosa lo capisci? Da quel piccione là. È quello che avevo in mano quando abbiamo fatto la fotografia. No, sei sicuro? Sicurissimo, guardalo di profilo. Ah, che bellezza, allora siamo vicino alle mercerie. Andiamo a vedere le vetrine. No, Luisa. Ma non guardare quella roba. Guarda piuttosto lì. Io ho fame. Fame? Rame. Signorina Gondola? Ah, io essere ben fortunatissima, sai. Un bel giretto in gondola? Oh, che molto bellissimo uomo! Mio tipo! Ma io non subito accettare! Un bel giretto, ponte dei sospiri! Lui già cominciare a sospirare per me! Cosa che avrà da borbottare? Andiamo a Lido! Io molto gentile! Ma io ragazza seria! Mia serietà impercettibile! Io non conoscere io! Perché la mi dovrei conoscere per fare un giro in gondola? Ma che avrà pure da spendere troppo! Signorina, porto mia a vedere Venezia. Un personaggio tipicamente grande, italiano. A Rialto, a Cadoro, via che andiamo. Milioni di persone sa, va in gondola, ma pochi sa che cosa significa il ferro da prua della gondola. La testa, il cappello del doge e i denti, i sestieri. Il dente di dietro è l'isola della Giudecca. Care signorine, Venezia sei unica, Venezia sei bea. E a gondola si vola con un remo solo, sì, perché la barca è costruita in una certa maniera, no? Un poco storta. Lo scalmo, la forcola, dove poggia il remo, e distribuisce tutte le forze all'esterno.
Oi, oi, oi! Non c'è il clacson, sa, a Venezia, c'è la voce umana. Arriva, è uno squero questo, sì. È il cantiere dove si fabbricano le gondole. Squero, luogo aperto, squadrato, come square in inglese, che vuol dire piazza. Il Canal Grande ha 300 palazzi che sono altrettante regge. Ecco perché i veneziani si chiamano i gran signori. Labia non labia, sempre labia. Avere non avere, non importa, tutto è uguale. Lo dicevano i nobili labia nel palazzo famoso, che buttavano piatti e pironi d'oro in acqua ogni sera, fuori dalla finestra a lei. Però sotto c'erano i pescatori che restituivano tutto il giorno dopo. Occhio qua, biondina, occhio il ponte. Già veniva su sto braso. Buonasera, signore, prego, ne vuole accomodarsi? Danke schön. Modesto omaggio alla bellezza teutonica. Danke schön. Questa sera non dirai che gli italiani non sono gentili. Ma forse questo esemplare è di origine tedesca. Ecco la lista, signora. Se permette, come primo consiglierei la specialità della casa. Spaghetti al triplo sughetto, che è un sughetto con i visi al funghetto e ragù di capretto. Danke schön, ma noi mangiamo a prezzo fisso, vede là? 800 lire, senza supplementa. Va bene, come non detto. Permette? Così. Mi permette? Pitte, che maniere! Mi spiace, ma nel prezzo fisso si è escluso il coperto. Hai visto? Presto, cameriere, portare subito primo piatto, cosa c'è? Spaghetti senza triplo sughetto oppure una tassetta di semi protetto con mezzo da teto, Stacchette! Pardon, la gattinita di mangiare? Ja, danke schön. No, giovanotto, questi spaghetti io pagare e io portare via. Ah, come la vuol? Me li posso anche incartare? Questo tentativo di essere spiritoso, inutile, lei a me non piacere. Però gli spaghetti che piace, in Germania non li avete. In Germania abbiamo moltissimo cibo squisito. Abbiamo pernici del Reno e facciani di Vestfalia. E noi che abbiamo la pasta e pasoi e la polenta con gli osei. E noi abbiamo 50 qualità di salsicce famose in tutta Europa. E noi abbiamo lo stock 84. Ore 11:30. La motonave Esperia, dopo 2 mesi di crociera in Oriente, è alla fine del suo viaggio. Un esperto pilota si accinge a salire a bordo. Un'operazione che si ripete uguale in tutti i porti del mondo per l'arrivo di ogni grande nave. E questa bandiera, nel linguaggio marinaresco, ha un preciso significato. Il pilota si affianca al comandante per l'entrata in porto della nave. Siamo a Venezia. Oltre la diga che protegge la città, non poche insidie si celano nella celebre laguna. Ore 12. Il rimorchiatore Emilio Panfido aggancia la nave. L'Esperia si avvia verso l'ormeggio. Pronto, centrale piloti, entrate libere? Al giro di Sant'Elena una grossa draga. Ricevuto, grazie. Meglio a destra, ancora a destra. Bene, avanti così. Pronto, comandante rimorchiatore, attracco al 124 della Marittima. Ricevuto, grazie. Vai sicuro, timone in mezzo. Adagio, molto adagio. A Marina bandiera pilota. Ecco, comandante. Basta. Grazie e arrivederci. Al prossimo arrivo, allora. Ed ora andremo alla ricerca di qualcuno in grado di dirci che cosa rappresenta l'oggetto qui raffigurato. Per voi che siete a casa, diremo che si tratta di un boccaglio per la pesca subacquea. Come dice, signore? Ho detto che sei differente dalla televisione. Ecco, però sono qua io. Come dice? Meglio. Grazie. Però adesso io sarei anche più contento, signora, se lei mi dice cos'è questo oggetto. Ah, mi dispiace, sta sovecchia, mica domanda la gioventù. Venga. Cos'è secondo lei questo oggetto? Un giro. Cosa può essere, Mario? Aiutami, dai. Questo è un sifone per fare una panna. Siccome il mio mestiere è questo, penso che sia un sifone per fare un bel spritz alla veneziana. Per fare l'espresso alla veneziana? No. Uno spritz. Uno spritz. Come dice? Gira sempre. Una cosa che gira. Una cosa. Come dice? Un vetro di Murano. Beh, siamo a Venezia. Un ferro da poppa della gondola. Una bussola. Un'aquila. Un'aquila?
Ecco. Oh, allegria! Allegria, signora, cos'è questo oggetto? Io direi un piatto ornamentale. Un piatto di fagioli? Funghetti. Funghetti, voilà. Dopo c'è un cobro. Un piatto di ciliegie. Una torta. Un che cosa? Un giro turistico. Un giro turistico? Momento, no, il giro turistico lo fa lei, io voglio sapere l'oggetto cos'è. Sì. È una... La luna? No, la luna la lasciamo agli astronauti. Adesso però mi lasci la fotografia perché io devo andare avanti. Come? Un modulo. Un modulo? Mai. Sì. Silenzio. Il carisma di Venezia, che si ha l'impressione che la città e le sue immagini siano più forti, più importanti della pubblicità che vorrebbe usarla. Insomma, una volta tanto, Venezia batte la pubblicità. I sogni alle prime luci dell'alba svaniscono, ma non svanisce mai l'incanto del profumo e del talco notte di Venezia. Talco notte di Venezia, leggero e molto profumato. Profumo notte di Venezia, nota inconfondibile di eleganza e signorilità. Profumo e talco notte di Venezia sono prodotti della Linetti Profumi di Venezia.